questo frigorifero è la mia cappella di famiglia. Capita che ogni tanto, di mattina, mia moglie mi sorprende inginocchiato davanti a questo feticcio, a questo totem dell'umana avventura. Me ne sto lì, raccolto in contemplazione in attesa di un'ispirazione per il pranzo. Questa immagine indubbiamente paradossale può darvi un'idea di quanto sia ascetico il mio attaccamento ai prosaici piaceri della tavola e quindi della vita. Sono le parole con cui il grande Ugo Tognazzi descriveva il proprio trasfigurarsi mistico di fronte alla cucina e alle sue miracolose produzioni. Una passione ereditata dal figlio Gianmarco, che da un paio d'anni ha avviato l'azienda agricola del padre a Velletri, nella campagna romana, coronando un sogno accarezzato dal mattatore del cinema italiano. Dando seguito a quella che era un'aspirazione di mio padre nei miei confronti, che non era certamente quella che facessi l'attore, ma lui voleva che io diventassi agronomo. L'ho deluso sotto questo punto di vista, ma sto cercando di recuperare, riappropriandomi della campagna, della vigna e riproponendo quelli che erano i prodotti per cui si è svenato, e anche economicamente. E quindi ho ripristinato i vini, l'olio, insomma la Tognazza è rinata da una base molto importante, da una sua intuizione, da una sua invenzione. Le ricette di Tognazzi Senior sono state reinterpretate e riprodotte fedelmente da Fabio Campoli, uno degli chef più quotati tra gli stellati internazionali. Fabio e Gianmarco si sono esibiti ad uno scoppiettante show cooking a Venezia durante Gusto, la Biennale dei Sapori e dei Territori, una manifestazione che ha raccolto l'eccellenza enogastronomica made in Italy. Di Ugo tutti sanno il grande artista mondiale, no? Pochi ne conoscono quello che sto scoprendo io, Gianmarco, perché entrare a casa Tognazzi significa andare oltre quello che è stato comunicato finora di gastronomia, perché questa presentazione raccoglie molte informazioni di quello che aveva nell'animo. Però io, vivendo vicino a te in questo periodo, visitando le tue case senza che viene nessuno a farti controlli, però in ogni casa Tognazzi si respira un sapore particolare. Ugo conosceva le porte di servizio utilizzate dai cuochi dei più importanti chef al mondo. Lui entrava in cucina, si metteva il grembiule e il cappello e aiutava gli artisti dai fornelli. Io mi ricordo che, come vedete anche le immagini, ho presentato per la prima volta il torrione al vino rosso, fatto dentro una pagnotta scavata, ed era, diciamo, parliamo di 30 anni fa, quando già la cucina non era ai massimi vertici, quindi c'era la tipicità, c'era il territorio, e so che comunque lui ha apprezzato tantissimo, perché dalle immagini che vedete lui è venuto proprio in cucina a darci una mano.